Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Con lei abbiamo parlato proprio due giorni fa del caso di Mariupol e lei ci diceva che in realtà appunto ha una grandissima importanza simbolica e umana, ai noi, però che tutto sommato poi nella strategia complessiva di conquista aveva un peso limitato. Lei ci disse questo, ci aveva colpito. Le volevo chiedere se pensa che sia ancora così e come... qual è la sua valutazione della decisione di Putin di ieri? Innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori, buongiorno agli altri intervenuti. Torniamo sulla vicenda di Mariupol, come sempre con grande prudenza, in ragione soprattutto della valenza umana della vicenda. Purtroppo dal punto di vista militare mi duole ribadire che la vicenda in sé è ormai scarsamente significativa. Stiamo parlando di un pugno di difensori che all'interno di una città resistono a un assedio e che sono, ahimè, destinati a soccombere. Questa è la triste realtà della guerra. Nell'economia generale di un conflitto che vede oltre 100.000 uomini impegnati da parte russa e oltre 200.000 uomini e donne impegnati da parte ucraina, che vede due grandi nazioni in guerra, questo singolo episodio è, ahimè, ribadisco, poco significativo. Poco significativo anche perché se noi osserviamo quello che è l'andamento delle operazioni, ci rendiamo conto che in realtà Mariupol in sé è stata presa, che le linee sono ben nell'entroterra rispetto alla città, e che in realtà in questo momento lo sforzo principale dei russi è altrove, come abbiamo visto, è nella regione del Donbass. Questo ci conduce alla questione putiniana, chiamiamola così, a questo annuncio che è stato fatto ieri con questa modalità poi del video che esatto. Così con il ministro della difesa che era un po' sparito dai radar e invece è ricomparso. Esatto. Questa è un'autentica messa in scena, una montatura propagandistica. Per antica consuetudine, tra virgolette, coi corridoi del potere, virgolette chiuse, le assicuro che nessun ministro della difesa si rivolge né al proprio presidente né al proprio primo ministro in questi termini e in queste circostanze. La scena è palesemente posata ed è una scena finalizzata a dare l'impressione di un presidente che guida direttamente le operazioni, quindi le immagini sono finalizzate essenzialmente all'opinione pubblica interna, un presidente che fa in realtà quello che in Occidente chiamiamo micromanagement, cioè va a mettere il naso in una vicenda tattica a livello tattico, permettendosi di dare ordini direttamente alle forze sul terreno. È una cosa che non sta né in cielo né in terra dal punto di vista occidentale, ma non sta, vi assicuro, né in cielo né in terra neanche dal punto di vista russo. È una scena costruita solo ed esclusivamente ad uso dei media, una scena che ha una finalità di politica interna e una finalità esterna. Qual è la finalità esterna? Quella di far vedere un Putin che è comunque attento ai sacrifici delle sue truppe e ha comunque un occhio di considerazione anche per i sacrifici dell'avversario. Quindi tutto sommato una persona, uno statista pienamente consapevole della situazione e assolutamente in controllo degli avvenimenti. Questo è il messaggio che lui sta dando. Se poi osserviamo i messaggi non verbali sono assolutamente evidenti. Shoigu è palesemente in soggezione, sta recitando una parte preparata e Putin è stufo di tutta la storia e non vede l'ora che finisce. Il suo è palesemente un atteggiamento di insofferenza. È seduto con le gambe allungate e non ne può più, non vede l'ora di mettere fine a questa sciarada. Questa è la mia valutazione. Dario Fabbri, allora intanto un ulteriore...